Pista 23 Delta, 220 a 7, decollo autorizzato. Base aerea del Corpo dei Marine New River, Carolina del Nord. Oggi in questa vasta struttura il comandante di squadriglia, tenente colonnello Hawkins e la sua squadra si preparano per un'esercitazione di artiglieria studiata per simulare una situazione di conflitto reale. Storicamente i Marine sono sempre i primi a combattere. È la nostra ragione di vita. Siamo il pronto intervento dell'America e siamo pronti ogni giorno dell'anno. Crossbow 401, check ruote sulla pista 23125. E per farlo ci addestriamo in ogni parte del mondo, per ogni conflitto futuro. Ma trasportare macchine e truppe in alcune delle aree più isolate e inospitali del pianeta può costituire una sfida enorme. Dobbiamo essere pronti a trasferire equipaggiamento pesante su lunghe distanze, dal mare fino all'obiettivo, per dotare i Marine di ciò che gli serve quando gli serve. Per fare in modo che ovunque esploda un conflitto, il corpo dei Marine sia ben equipaggiato e pronto a intervenire, si fa affidamento su un gigantesco elicottero dalle capacità sbalorditive. Questo è il CH-53 Eco Super Stallion. Con una lunghezza di 30 metri e un'altezza che sfiora i 9, questo enorme aeromobile è progettato per trasportare uomini e mezzi ovunque nel mondo. È alimentato da 3 enormi motori a getto turboalbero che erogano un numero di cavalli superiore a quello di 13 supercar Bugatti Veyron. Grazie anche alle sue 7 pale del rotore principale del diametro di 24 metri, il Super Stallion può raggiungere una velocità massima di poco inferiore ai 320 km orari. Progettato per essere in grado di trasportare dove serve carichi enormi, può alloggiare al suo interno fino a 55 uomini, 7 pallet carichi di provviste o più di 16 tonnellate di carico esterno. All'altro capo della base, nello spogliatoio della squadriglia HMH-464, come andiamo qui? Il pilota del Super Stallion, capitano Clayton Cottrell, si prepara per la missione di oggi. La nostra missione di oggi consiste nel trasportare mezzi di artiglieria a supporto del 10° Marine. Il mio ruolo è di comandante dello Stallion numero 3. Stiamo utilizzando 353 per effettuare il raid. E dunque io sarò il comandante dell'ultimo Stallion. Con me a bordo avrò 2 copiloti, un caposquadra, 2 osservatori aerei supplementari e dei mitraglieri. Durante il trasporto di carichi esterni, caposquadra e osservatori saranno essenziali per calare i ganci nel posto giusto, così il personale di supporto sotto l'elicottero potrà agganciare i carichi. Una volta in volo, il capitano Cottrell e gli equipaggi degli altri 2 Super Stallion solleveranno e trasporteranno dei pezzi di artiglieria Howitzer da 4 tonnellate. Pronti per essere usati dai Marine a terra. Il trasporto di carichi esterni è un po' la specialità del 53 ed è una cosa che mi piace molto. Nell'area di stazionamento i 3 elicotteri fanno rifornimento e sono quasi pronti al decollo. Questo sarebbe l'ultimo controllo. Facciamo un giro attorno all'elicottero per assicurarci che non ci siano serrature aperte o qualcosa di insolito. Come vedete, l'equipaggio è già sul retro. Sono impegnati a predisporre i ganci che useremo sia con un unico punto o con 2 punti d'attacco che impiegheremo per trasportare i carichi pesanti esterni per l'esercitazione di artiglieria. Ultimati i check prevolo, la squadra è pronta a decollare a bordo di questa formidabile macchina. Torre, decollo effettuato.
Ma come sono riusciti gli ingegneri a costruire un aeromobile capace di trasportare in aria un peso equivalente a 10 berline? È estremamente difficile progettare e costruire un elicottero in grado di sollevare 16 tonnellate. E a far sì che, quando i suoi 3 motori a getto cominciano a far ruotare le 7 enormi pale del suo rotore, questa macchina smisurata rimanga sotto controllo. Fatico a credere che riesca ad alzarsi da terra.